Dopo il ciclo sui grandi del cinema italiano, voglio aprire con questo video un ciclo invece sui grandi comici della storia del cinema. All'inizio di Chi era vi avevo parlato di Charlie Chaplin, di Buster Keaton e dei fratelli Marx. Ora voglio ampliare un po' lo spazio non solo con i grandi comici americani, ma anche raccontandovi un po' i grandi comici in giro per il mondo. E voglio ovviamente partire in continuità con il ciclo precedente dall'Italia, parlandovi di quello che è forse stato il più grande comico teatrale e cinematografico di tutti i tempi nel nostro paese, ovvero chi era Totò. Totò, ovvero Antonio De Curtis, ha un nome con 7, 8, 10 cognomi, essendo di origini nobili, nasce a Napoli il 15 febbraio del 98 e muore a Roma il 15 aprile del 1967, ovviamente 1898 è la data di nascita. Un attore che ha ricevuto dei premi e dei riconoscimenti ufficiali solo alla fine della sua carriera per le interpretazioni nei film, soprattutto di Pasolini, ma anche nella Mandragora, e che nonostante la nobile discendenza in realtà vive una vita sottoproletaria con aspirazioni piccolo borghesi, visto che il padre lo ha per una relazione clandestina e quindi non lo riconosce fino ai 20 anni più o meno. Cresce in povertà assieme alla madre e a come dire, a un padre adottivo. E da subito mostra una forte insoddisfazione, una forte insofferenza verso le gerarchie e le autorità, e invece una grande passione per l'arte, per lo spettacolo, per la comicità, per l'umorismo. Queste passioni lo porteranno ad andare male a scuola, ad avere dei problemi nell'esercito, e così subito dopo il militare, subito dopo la prima guerra mondiale, trasferitosi a Roma con la famiglia, comincerà, ovviamente con la famiglia che non è d'accordo, a lavorare nel teatro. Prima come macchiettista, appunto nei numeri di avanspettacolo con piccoli ruoli, e poi, dato il suo talento straordinario, riuscirà ad avere sempre più successo e a fondare negli anni 30 una propria compagnia di cui lui era capocomico. Ovviamente questo straordinario successo, qualcuno addirittura parla di Totomania, permise al cinema di interessarsi a lui. Il suo primo film è del 37, Fermo con le mani, ma è un film troppo debitore del teatro, lui stesso non ne è soddisfatto, e per una decina d'anni solo ogni tanto si concede apparizioni cinematografiche, preferendo continuare a lavorare nell'avanspettacolo e a portare riviste sempre più importanti. Molto spesso dividerà il palcoscenico con Anna Magnani, ritrovandola poi al cinema nel 60 con Risate di gioia. E questo incredibile successo lascerà il posto al cinema solo alla fine degli anni 40, con il successo di un film come I Due Orfanelli, e poi più là negli anni 50, quando la malattia che lo rende praticamente cieco gli impedirà di essere di nuovo a teatro. È molto difficile per Totò passare dal teatro, che resterà per tutta la vita la sua passione, ancora più forte perché è una passione che ha dovuto interrompere, non per sua scelta, al cinema. E inizialmente questo passaggio gli crea dei problemi, per esempio il non avere il contatto diretto col pubblico, il fatto che molti ciak gli togliessero la concentrazione, e quindi ha dovuto adattarsi, forzare in qualche modo la sua personalità, ma la sua grandezza è stata quella di raccogliere tutti gli spunti e tutti gli stilemi dei grandi comici e unirli in un'unica grande personalità di attore comico. Non a caso, quando era piccolo, lo chiamavano Ospione, perché lui era straordinario nel guardare i movimenti, i gesti, i tic delle persone e nel replicarli in maniera quasi meccanica. Quello farà, non riuscendo del tutto ad adeguarsi alle esigenze del cinematografo, cosa farà? Riuscirà a prendere gli elementi che hanno reso grandi i comici che lui amava, i comici appunto americani o francesi, come nel caso di Ridolini, a cui sembra un po' ispirarsi nel trucco proprio nei suoi primi film, nel suo primo film in particolare, Fermo con le mani, che è un film che ha anche un sapore di Chaplin, ecco, l'immagine di Charlie Chaplin, anche nel tratteggio, la bombetta, il bastone, avranno un ruolo, ma in realtà la grandezza di Totò è stata quella di comporre una personalità partendo
dalla commedia dell'arte, dall'avanspettacolo e da tutti quegli elementi che riusciva a ricomporre attraverso l'uso del cinema. Nonostante la sua straordinaria capacità dialettica e anche il suo talento come compositore e come cantante, l'umorismo di Totò al cinema è tutto un umorismo di corpo, è tutto un umorismo di posizione del corpo, non solo di ciò che riesce a fare con il suo corpo, il numero della marionetta scordinata che è il più celebre, quello anche del direttore d'orchestra che si trasforma in un fuoco d'artificio umano, ma il modo in cui attraverso il corpo e attraverso la mimica riuscire a elaborare tutta una serie, veramente un personaggio, ecco, tramutare attraverso quella sua grande capacità gestuale la maschera e quindi il semplice fine della risata in un personaggio, in qualcosa che ha molto più da dire, ed è per questo che proprio attraverso il suo corpo è riuscito a farsi notare e ad amare non tanto dalla critica ma soprattutto dal pubblico e dai grandi artisti che con lui lavoravano, i grandi cineasti che poi hanno lavorato con lui, Monicelli, Rossellini, Pasolini sul finire della carriera. Il suo bisogno di improvvisare, i suoi ritmi frenetici imponevano ritmo, velocità, dinamismo, montaggio anche ai registi. Totò è uno di quei comici che ha reso più bravi i registi per cui lavorava e che ha tirato su di sé l'attenzione di registi che erano già bravi di loro, che avevano un'idea molto più complessa del cinema rispetto a quella del semplice canovaccio. Non a caso lui molto spesso, girando qualcosa come girò 100 film nell'arco di più o meno poco più di 20 anni, contando da quando cominciò a fare il cinema in maniera forsennata, 3, 4, 5 film all'anno, alternò dei film che erano tutti costruiti su di lui, con dei semplici canovacci in cui il suo incredibile talento per l'improvvisazione che cambiava di scena in scena era fondamentale. Per questo dico che rendeva anche più bravi i registi, perché dovevano preparare meticolosamente la scena in modo da poter catturare ogni invenzione che cambiava di ciacchi in ciacchi, ed era questa la grandezza del cinema di Totò. E attraverso questo suo modo di interpretare il cinema, in questo suo veramente il cinema come qualcosa che non ha a che fare con la preparazione, con la ripresa di l'immortalare qualcosa, ma come qualcosa di assolutamente vivo e continuamente cangiante, diventerà autore attraverso il suo humor. Non è un caso che molti registi lo chiameranno in ruoli più piccoli in cui però lui può cesellare dei personaggi memorabili, e attraverso quei personaggi, penso ai personaggi con De Filippo in Napoli Milionaria o al Pazzariello dell'Oro di Napoli, per arrivare a Siamo Uomini o Caporali, che è la sua summa filosofica, attraverso quel modo di raccontare il suo personaggio, la napoletanità, ma anche attraverso l'umorismo e attraverso la comicità, a raccontare l'evoluzione del costume italiano dagli anni 40 alla fine degli anni 60, diventare autore anche senza mai scrivere una battuta, proprio perché quelle sceneggiature erano dei terreni in cui lui poteva arrivare, sperimentare, inventare e creare fiori comici praticamente dal nulla. Se è vero che sono sempre le tragedie e i drammi a far nascere l'umorismo, è evidente nel cinema di Totò che ci sono i bisogni primari dell'essere umano, la fame e il sesso, che vengono sublimati ad arte comica. C'è anche il dramma umano della miseria, quella miseria che lui ha vissuto e che in qualche modo è quello da cui è sempre scappato, la miseria della povertà, la miseria della guerra, della prima e della seconda guerra mondiale, ma anche la miseria morale della civiltà che stava cambiando e nella quale faceva fatica, sempre vista con un umorismo spesso grottesco, spesso surreale, ed è stato questo anche il talento di Totò come attore-autore, ovvero portare al cinema un umorismo surreale che era più facile da far digerire sul grande schermo, perché c'era la possibilità con il montaggio e con i trucchi di effettuare rispetto al teatro, e anche un forte spirito individualista, una paura della società, una socialità quasi, che porta il suo personaggio a essere sempre sospettoso, un gioco continuo tra passività e aggressività che sarà forse la chiave vincente. Ecco, il cinema di Totò è un cinema che veramente in 100 film è una delle... è come se raccontasse in 100 film
100 anni di una nazione, ma anche 100 anni dell'umorismo italiano, i suoi modi, i giochi di parole, le sketch, l'uso incredibile delle spalle, da Peppino De Filippo a Mario Castellani, a Nino Taranto, e anche il modo migliore per tramandare quella ricchezza del teatro della prima metà del secolo, del XX secolo, dell'avanspettacolo, della rivista e del teatro di varietà cosiddetto, che senza il cinema e senza questo adattarsi al cinema attraverso anche la riscoperta di pagine di teatro come quelle di Edoardo Scarpetta, che rischiavano di venire dimenticate, è quasi una testimonianza dal punto di vista critico di un attore che sa però di essere il vero autore dei film che fa, e anche una testimonianza, una memoria storica verso le forme d'arte. Per questo merita un capitolo fondamentale il cinema di Totò nella storia del cinema italiano e nella storia del cinema comico, secondo me, mondiale. Come detto, lavorò fino all'ultimo minuto, fino a 2 giorni prima di morire, nonostante una salute che andava sempre peggiorando, che andava sempre aggravandosi. Alla fine della sua carriera, Totò fu veramente riconosciuto come il genio che era stato, e che non era solo un genio perché faceva ridere il pubblico, ma era un genio perché sapeva raccontare il proprio mondo interiore, umano e non solo, attraverso la sua arte. E che cos'è un artista se non questo? Come detto, in quasi 100 film è praticamente impossibile definire 3 film solamente. I 3 film che secondo me sono il cuore dell'arte di Totò in tutti i sensi. Ovviamente pensando a, per esempio, un cameo incredibile, memorabile come quello nei Soavi Vignoti di Mario Monicelli, per dirne uno su tutti. Però andiamo avanti. 1954, ovviamente se i film si trovano su YouTube, parte il link qui, quello cliccate, sotto nell'info box trovate comunque tutti i link per vedere i film legalmente. 1954, Miseria e nobiltà, perché è uno dei film più divertenti in assoluto di Totò, perché ha una quantità di invenzioni, perché è una pagina di teatro popolare napoletano che diventa cinema con tutti i crismi, perché c'è il talento della produzione, c'è una incredibile compagnia di attori, perché ha veramente creato un mito, uno di quei film di culto assoluto che si possono citare in continuazione ogni singola scena. Sono molti i film di Totò che appartengono a questo filone. Miseria e nobiltà credo che sia uno dei più belli, insieme a quello del 1956, 2 anni dopo, anche qui uno dei culti assoluti del cinema di Totò, Totò, Peppino e la mala femmina. Basterebbe la lettera che lui detta a Peppino, che è forse l'apice della loro capacità attoriale, un comico e una spalla che improvvisano una delle scene più divertenti di un'intera cinematografia, oltre a quantità di invenzioni e, come detto, anche come in Miseria e nobiltà, la capacità di cesellare attraverso il rapporto con gli altri attori, attraverso la gag, attraverso anche il sentire l'ambiente che si sta raccontando, dei ritratti, più in Miseria e nobiltà che in Totò e Peppino e la mala femmina, che invece è un film puramente comico, però si nota dietro, sotto la capacità comica, una capacità d'attore e d'artista non comune, che secondo me si sublima con quello che è il suo ultimo film, 1968, Che cosa sono le nuvole, di Pierpaolo Pasolini, che è un episodio all'interno di un film collettivo, Capriccio all'italiana. Ed è anche, come penso a Film per Buster Keaton, allo stesso tempo un addio, un testamento e anche però una summa teorica del proprio lavoro d'attore. È una versione dell'Amleto fatta da finte marionette e che poi vengono però portate e gettate via. E c'è non solo tutta la poesia di Pasolini e la poesia di Totò, che non solo nel suo cinema ma anche nelle sue opere letterarie, nelle sue canzoni, trapelava in continuazione.
C'è la nostalgia per un mondo che è finito, ma c'è anche una dichiarazione d'amore verso l'arte popolare e la capacità degli attori di essere al contempo consapevoli di se stessi, ma anche fuori, di essere appunto marionette capaci di fare l'impossibile nelle mani di un regista, con un'ironia e allo stesso tempo una malinconia che per un ultimo film lascia spesso senza parole, come credo di essere rimasto senza parole io, perché veramente l'opera di Totò, sotto vi metto anche dei link e dei libri per approfondire meglio, perché è una storia umana, artistica e veramente enorme quella di Totò, a cui spero, se non di aver reso omaggio, quantomeno di avervi fatto venire voglia di approfondirla, di vedere i suoi film e di appassionarvi a questo artista. Nel prossimo video, dedicato appunto a questo ciclo dei comici, invece vado in Francia e vi racconto forse di quello che è il più grande comico europeo, perché è anche uno dei più grandi registi europei, colui che ha raccontato la Francia, il mondo moderno, attraverso la burla, attraverso la gag, attraverso il cinema puro. Chi era? Jacques Tati.